Il mostro del corridoio di Belega, immagino che un informatore possa saperne qualcosa. Andare a caccia fuori città è un'ottima idea, ma non dimenticare che abbiamo una missione da compiere alla Gran Cattedrale. Certo. Allora la strada adesso è chiara. Andiamo dall'informatore, capiamo cosa ci attende più avanti. E poi facciamolo. Mi prudono le mani, signori. E ho voglia di menarle. È quindi il momento di pianificare. Si esce da Grand Trund, finalmente. Sì, c'è qualcosa che vorrei sapere e sono le informazioni sul demone del corridoio di Belega. Le rovine a ovest di Grand Trud per 250 Reeves. Want in on this? Chi ti ha parlato del corridoio di Belega? Non molti conoscono quel luogo, quindi potrebbe esserci ancora qualche tesoro da trovare. Tuttavia, si dice che nelle sue profondità si nasconda un Guptauros grottesco. Sa molto di rettile dinosauresco. Un enorme belva bipede che brandisce un'ascia. Ok, no, non è dinosauresca. È molto celebre tra gli avventurieri. Odia tutti quelli che usano bastoni e mazze e quando li vede si scatena. Attento a quando carica il suo attacco, perché può distruggerti in un istante. Ok, non devo andarci come healer. Questa è l'informazione che ci hanno dato. Ciononostante, sfruttando bene il tempismo, potresti riuscire a sbilanciarlo e a interrompere il suo attacco. E il tempismo? Cioè, ha un round in cui carica un attacco e quello dopo attacca, ma se gli fai abbastanza danno lo interrompi? È debole ai rapidi colpi perforanti di lancia, quindi il cavaliere va benissimo. Se non puoi, dovresti semplicemente metterti in guardia. Difendersi non ti servirà a scappare, ma potresti comunque evitare di essere massacrato. Ancora una cosa, da quelle parti ci sono un mucchio di Goborn, e per chissà quale motivo si comportano allo stesso modo, contro di loro usa spade e lance. Ok, quindi non è consigliabile mago e guaritore, sì, c'ero arrivato Gallica, ma grazie per la puntualizzazione. Sarà meglio cambiare archetipi, tanto per stare tranquilli. Non abbiamo nessun mago attivo, ma i mostri che brulicano lì fanno sembrare quelli della Gran Cattedrale degli animaletti domestici. Se proprio vuoi andare, preparati mentalmente alla sfida, livello più alto. E noi non abbiamo fatto altri livelli nei dungeon. Quindi forse addirittura ci sarebbe convenuto prima fare level up fuori da questa sfida. Comunque, per ora non ho altro da offrirti, ma se sopravvivrai, torna da me e ti darò volentieri altre informazioni, al giusto prezzo, ovviamente. Ok. Want in on this? No. Allora, chiudiamo un secondo. Noi avevamo degli incarichi. Abbiamo... una caccia, una ricerca e due operazioni. Le operazioni non hanno di per sé una scadenza, non è vero, nel senso ce l'hanno. No, è vero, da questa schermata non è chiaro, non c'è direttamente un quando finiscono le sfide, per quello c'è il calendario, però per sventare la calamità. Le più piccole mi pare non avessero segnato niente sul calendario, il che è un peccato. E il pezzo di carta dove ce l'ho? Informazioni, eccolo qua. Want in on this? Ah, te lo ripete. Ok. È debole a lancia. Ma neutro a taglio, direi. Infatti usa spada e lancia. Ok, allora io vorrei gentilmente tornare all'accademia. Ci ho detto, cos'è che ho un milione di cose da vedere?
Carne di volatile ed erba rossa li ho presi come l'acqua che vi avevo anticipato. Aumenta i punti salute massimi di 5. Sapete cosa? Non l'ho ancora data a nessuno. Nel dubbio io pompo sempre il nostro Will. Pugnale di Grius. Un pugnale decorativo usato da Grius. Ha uno splendido disegno, ma la lama spezzata esprime il profondo rimpianto del suo ultimo proprietario. Cacchio. E ci hanno dato anche i suoi abiti. Alabarda del Sacro Ordine, Vergadossa, Lancia d'Innocenza. Sì, non andiamo, andiamo male solamente noi. Tra l'altro, noi abbiamo anche delle opzioni diverse. Noi potremmo anche dire non torno viandante, mi metto qualcos'altro. Anche se la tentazione di portare viandante al 20 è molto alta. Se io volessi tornare velocemente all'accademia, era dov'era il nostro buon Moore? Ah, era qua, era qua. Let's go. Esatto. Qui ci abbiamo sempre queste opzioni. In questo momento aumentare le nostre virtù mi piace come idea, però dopo rimarremo troppo indietro sul lato livelli. Quindi non devo eccedere. Non devo eccedere. Allora, caro mio Moore. Do make yourself at home. Ok, Will. Noi possiamo andare ergo sul nostro caro viandante. Sicuramente. E altrimenti potremmo andare appunto sul guerriero o sul cavaliere. In questo caso addirittura avere due cavalieri potrebbe essere anche meglio, perché utilizziamo le lance, che era il punto debole del boss attuale, ma con spada era neutro. A me piace l'idea di avere roba che farò fa level up e aumentare il livello, che vi devo dire. Allora, spada militare, il resto rimane tutto uguale, ok. Mi sta bene, diciamo. Gli altri due stanno bene come stanno, anche se prima o poi dovrei fargli fare qualche level up da qualche altra parte. Probabilmente anche una di queste classe guerriero dovrebbe farsi un giro nella classe guaritore, eh. Siamo onesti. Will come support per ora non mi dispiace. L'ho visto molto più forte, quindi una classe quasi guerriero. Avendoci degli esponenti della classe guerriero così belli e carismatici, viene difficile tentare di rubargli il posto. Ok. Non posso! Vieni qua! Tra l'altro, lui non... Dovremmo poter vedere anche il gatto in giro, giusto? Oh. You'll come again, correct. Ora, se noi volessimo imbarcarci in questa missione... D'altro, che livello è la missione? Si doveva poter vedere anche quello, giusto? Incarichi... La prova della gilda è un giorno. I colori non so cosa mi rappresentano. Non vedo un vero e proprio livello. Non saprei. La ricerca di Moore prologo, questa comunque... Il fatto che io adesso non porto avanti il guaritore ovviamente rallenta il progredire del mio guaritore. Vabbè, ci possiamo fare relativamente poco adesso. Ah no, ecco, c'era scritto qua i giorni rimanenti. Io l'altra volta vi ho detto non c'era scritto i giorni rimanenti. No, c'era proprio scritto chiaramente. E va bene. Se io clicco da qua riesco anche direttamente a farla? No, è troppo facile. Ok, allora, mappa. Vediamo se ci si arriva dalla mappa. Mappa del mondo, right button ancora. Where to, mi dice. Non me lo fa fare.
Quindi devo arrivare a un'uscita. Questa la facciamo insieme, così impariamo insieme come ci si muove. Da qua c'era l'uscita verso l'esterno, credo. Che è dove siamo entrati, via San Lumeo. Che poi sarà Sun Lumeo? Chissà. Come off it. Wait. Si esce dalla città? Assolutamente sì, voglio andare al corridoio di Belega. Really? Non mi dimentico della Gran Cattedrale. Accettare richieste e ottenere informazioni ti permetterà di accedere a nuove aree sulla mappa del mondo. Se conosci la strada per raggiungerle, puoi visitarle. Puoi vedere quanti giorni occorrono per raggiungere un luogo selezionando sulla mappa. Se la strada non passa attraverso un accampamento, arriverai nel pomeriggio. Quando torni in città, dalla tua destinazione sarà sempre notte, e se torni dopo aver affrontato un dungeon, non potrai fare altro. Tu e i tuoi compagni avete bisogno di riposare come si deve. Fuori dalla città si annidano innumerevoli insidie, ma abbi fiducia nei tuoi alleati e vivi la tua avventura senza timore. C'è molto da vedere nei dintorni di Grand Trad, a quanto pare. Ma non dimenticarti della Gran Cattedrale. Ok, allora, io gli ho detto dove volevo andare, ma non mi ha obbligato. Miniere di Nord, forte... E poi c'era il deserto, dove era un'opzione, potevamo andare nel deserto, che era il primo luogo che avevamo visto. Secondo me era per farmare un po' di roba là, eh. Detta come va detta. Comunque, la prova della Gilda. Brigitte ha menzionato un mostro che vive in quelle rovine. Potrebbe aiutarci come allenamento, ma sei sicuro di voler andare? Sì. Hey, don't forget, it's your call. Sì. Sì. Let's move. Sì. The party at last found themselves at Belega Corridor, once a palace of a small bygone country, destroyed and worn away by sand and rock. The land is a shadow of its former glory. Now it is home to monsters attracted by its stagnant magma. The party steps into the corridor, as if called there by the lingering resentment of a country that could not stand the test of time. Ci deve essere un gran traffico di magma qui. The thing is... Questo è il posto di cui parlava Brigitta. A quanto pare vi si è stabilito un mostro che talvolta attacca la gente di passaggio. Non sapevo che ci fossero delle rovine simili. Avevo sentito che era la villa di un'antica famiglia nobiliare, ma sembra decisamente vetusta. Is this right? Beh, a ogni modo siamo qui per Guptauros. Le rovine sono intriganti, vero? Ma non facciamoci distrarre. Ma... io voglio trovare dei tesori rari. But... All'interno è piuttosto ampio. Trovare dei tesori qui dentro potrebbe rivelarsi un'impresa ardua. Non è un bene distrarsi così, sai. Esplorare un luogo come questo è sempre rischioso. Lascio a voi la decisione su come procedere, ma assicuratevi di esercitare cautela. Ragazzi, io devo spremere questo posto finché abbiamo mana e cure. Questo è l'obiettivo. Ehi, guarda che c'era qui l'accademia. Ah, tattico, ma... Here. Chiedo scusa, non fate caso a me. Siamo venuti fin qui, quindi diamoci da fare. Ah... Sì, sì. Aspetta che abbiamo anche uno sconosciuto qua, che sarà un mercante. Riconquistare la cattedrale è la nostra priorità, ma anche potenziare le nostre forze è utile. Esatto. Meglio non fare troppe deviazioni. Sentiamo questo simpatico... Vulpis, chi è? Voi altri avete intenzione di entrare, vero? Bene, eccovi un consiglio amichevole. Non fatelo! Prima ho sentito un verso tremendo provenire da lì dentro. Era un ruggito terrificante, non come i versi di quei Goborn. Credi che sia stato Guptauros? What? Un Guptauros? Ah, non posso assolutamente affrontare un mostro così. Sono venuto qui solo perché avevo sentito dire che c'erano soltanto dei Goborn. Se c'è quell'essere non vale la pena di restare qui. Forse tornerò a casa. Conviene che torniate anche voi, se ci tenete alla vita. Senti, se tu sei un... vil codardo, non... No, non lo so, probabilmente hai fatto bene. Ok, wow, se il Guptauros è davvero così temibile, faremo meglio a prepararci come si deve. Sai cosa non ho fatto io, cretino? Non mi sono messo le magie dall'altra parte, datemi un secondo. Mi passerei... Medi, cura d'aria. Che costa un sacco, però. O ama per avere un altro elemento. Ama. Mi passo ama per avere l'elemento luce. Yep. I have a few skills. Ora, qui non è fondamentale averlo, ma
mi piace l'idea, onestamente, di avere più di un elemento nel caso in cui la situazione si mettesse male. Dicevamo. Ok, then. Andiamo, e il nostro giorno verrà speso nel dungeon. Let's go. E anche la notte, in realtà. Giorno e notte, un giorno completo. Alla notte rientriamo. Tra l'altro, sempre che le distanze siano praticabili, potrebbe anche volerci più di un giorno. Vediamo. L'idea sarebbe di non riposare. Una volta che abbiamo riposato, si torna a casa. Non vorrei spendere più di un giorno qui. Quindi all'interno è così, Chissà dove è finito il Taurus. Fammi controllare, dammi solo un secondo. Lì c'è un umanoide. Da qui non posso dirlo con certezza, ma non sembra che sia da queste parti. Credo che sia meglio non abbassare la guardia mentre continuiamo a cercare. È piuttosto buio. Cerchiamo di non farci cogliere di sorpresa. Noi vi guarderemo le spalle. Mi dispiace, ma dovrete andare avanti voi. Vabbè, nel senso che mi seguite. Ok. Lì c'è qualcuno? Ok, lì vedo i mostri. Saranno dei goblin, fondamentalmente. Non pensavo sarei stato attaccato dai mostri feroci. Com'è possibile che sia finita così? Intendi il Guptaurus? No, i Goborn! Sono riuscito a sconfiggere facilmente uno, ma poi ne sono stati fuori altri a ripetizione, brandendo armi di ogni sorta. Prima che me ne rendessi conto, sono stato completamente circondato dai Goborn. Al solo pensiero mi cedono le gambe, ma sei comunque sopravvissuto. Mi piacerebbe tornare indietro, ma quando ho lasciato la mia città natale ho detto a tutti che non sarei tornato finché non fossi divenuto il re avventuriero. È come il capitano dei pirati? Quelli fichi? Tipo Jolly Roger, quelli là. Va bene. Di qua si scende. No, aspetta che vorrei almeno cogliervi alla sprovvista se possibile. Questi sono stesso livello nostro. Allora, è stordito. Cos'è successo? Livello 9. E le informazioni che abbiamo su di loro ci hanno detto poco. Come potevo vedere stato. Aspetta, stato dei nostri. Ah, perché ho visto un sacco di bonus. Allora, viandante a fronte mi sembra molto inutile. Vabbè, finché è stordito lo possiamo anche fare. Primo test. Seeker. Qui gli altri elementi non sappiamo niente. Siamo in un dungeon. Comunque, proviamo vento. Wind. Still up? Neutro. In the name of justice. Qui abbiamo poco da provare, basta menare, ma non usiamo mana. È vero che facciamo anche danni da fuoco noi adesso. Io non ho un'arma di differente. Comunque il fuoco era neutro. Vittoria schiacciante. Qua subito. No. Ho avuto paura. Ho avuto paura perché l'ho lisciato. Allora andiamo indietro. E proviamo luce. Neutro. Ah, è neutro su. È neutro su tutto? Really? Perhaps not. Guarda i danni che fa questa spada. Cioè, qui solo con stroll li falciamo, L'esperienza è molto bassa, L'esperienza è molto bassa di questi simpatici amici. Yep, we're safe here. Che c'è là dietro? Un dente che vuole parlarci? Salve. Dente chiacchierone. Ehi ragazzo, che armi stai usando? Parla. Credi che i denti non possano parlare? Beh, senti questa. Conosco un sacco di cose che voi altri neanche masticate. In base all'arma, la potenza dei vostri attacchi cambierà di grosso. Probabilmente sarà scontato che usare una buona arma vi renderà più forti, ma è importante anche per la magia. La potenza magica dipende dalla vostra arma, sapete? È una nozione fondamentale da ricordare. Comunque, esaminate attentamente le vostre armi, o i nemici vi faranno addentare la polvere. Che ve ne pare? Questa non la sapevate, anche se in realtà la sapevamo, diremo che non. Che siamo piuttosto colpiti dalla sua conoscenza.
Beh, per il momento basta così. Meglio non fare il passo più lungo della gamba. La prossima volta vi svelerò dei segreti succulenti, pronti da azzannare. Stupendo. Allora, di qua si può passare oltre e nella mappa non è segnato. E quindi ci vado. Pieno di mostri, farfalle. E lì ce n'è uno diverso di questi simpatici qua. Andiamogli alle spalle, che forse è un one shot. Era rosso, eh. Era rosso. Goblin stregone, livello 16. Ok, qui non dobbiamo tenerci niente, eh. Chiaro. Allora, potenziamo Stroll subito perché lui è quello che sventra tutto. E focalizziamo sullo stregone. Mamma mia, che botta. Avrà più difesa il cacciatore. Sono tutti livello 16. Ok, l'abbiamo beccati tutti i tosti. Non tanco perché sono storditi, però. Non ho altro con lei, vero? Esatto. 37 danni e niente. Ok. Focalizziamone uno. Conservo il mana. Gli farò niente, ma... piuttosto che passare... avrei potuto difendere per 4 danni, eh. Per 4 danni avrei dovuto difendere. Mamma, le botte che tira! Lui è ancora stordito? Incredibile. 43 danni. Lei è proprio... è proprio tank, pochi danni. Ah, stordito giustamente, durava solo quel round, poi si è ripreso. Ci abbiamo ragione. Allora, ok, iniziamo a fare un po' di curine. We're not out of this yet. Helpful as ever. In the name of justice. I'll cut you down. Cioè, una volta buffato con questa abilità qui, lui con la spada potenziata che è ben oltre il suo livello. Accessore arrugginito, dobbiamo farlo analizzare. There is still danger here. Sì, no, lo vedo. Lo vedo. Polvere di fata. Allora, e di qua si scende. Ma io non credo di voler scendere già adesso. Esatto. Benissimo. Continuiamo l'esplorazione di questo piano. Ma poi mi perdo i pezzi. Lì c'è un forziere, per esempio. Ci sono due di questi simpaticoni. L'altro ci ha visto, però, eh. Grandi che siamo andati prima. Ma adesso gli ha fatto male. Allora, uno lo ammazziamo in questo round con Stroll. Che livello sono questi? Livello 9, 134 danni. Secondo me Stroll ce la fa anche senza utilizzare la sua abilità. È da testare. The freedom of a wanderer. Secondo me io attacco per danni 0 dalle retrovie 1. 113, ok. 113 non basta. Loro devono ancora togliersi dallo stordimento, quindi sfruttiamolo adesso. Stordito e stordito, giusto? Esatto. E adesso uno lo facciamo con l'abilità di Stroll, l'altro tanca, direi. Quindi io vado sull'arciere, che è quello che non facciamo adesso, per bricchi 6 danni. Hack and slash. They die hard. Ah, 192 senza l'abilità. Pensavo facesse un po' di più, senza essere stato buffato. Ok, questo cambia tutto. Non è vero. Mi prendo due attacchi invece che uno. E se ho deciso di fare il tank, mi sarei dovuto mettere nelle retrovie. Ok. Ovviamente. Sciocco io.
in the name of justice! No holding back! Let's wrap this up! I stand ready! Right there! C'è una sfida comunque, eh? Non sono fortissimo. Guarda, arma lunga ruggente superiore. Sì, sì, qui raga, tocca proprio farmarselo sto posto. E devo stare molto attento al magla utilizzato. Balsamo vitale, ottimo. Ora, noi ci interessano anche un po' di pozioni perché noi ne abbiamo pochissime di pozioni di magla. Allora, ci sono due modi di scendere. Scendiamo dal accesso secondario. Ci riparli ancora, Dente? No, stessa cosa, ok. Prego. Minchia, se è buio. C'è un mercante? Così, in mezzo a nulla. Right. Avventuriero di mezza età. Da queste parti ci sono soltanto Goborn, quindi molti avventurieri inesperti vengono qui per mettersi alla prova. Qualcuno ha avuto la folle idea di portare inneschi simili a bastoni o mazze. Voi non fareste una cosa tanto sciocca, vero? Mai brandire una cosa simile davanti a un Goborn. In tal caso i Goborn si infurieranno non appena vedranno la tua arma. Saranno pure un po' scemi, ma ne sanno abbastanza da diffidare di chi utilizza la magia. Ok. Sono estremamente deboli dinanzi a avvelenamento paralisi. Guarda un po'. Questo non ce l'aveva detto quello che è delle informazioni, bastardo. Purtroppo non abbiamo niente che infligga quegli status. Però lui ci dà una freccia stordente. Dopodiché eliminateli, non fatevi prendere dal panico. Tre frecce stordenti. Ma grazie. Ma gentilissimo. Right. Ma posso darti niente in cambio? Ma wow. Ma tu non devi fare... Non stai attaccando i Goborn? Ok, allora... di qua. C'è un Goborn sulla destra e sulla sinistra. Due Goborn. È pieno di nemici. Ah, non sono Goblin, sono che cani maledetti. Mi hanno preso loro? No, sono riuscito a stordirli. Cane temibile Hando. Non li conosciamo. Come le cose che non conosco, parto con il buon vento. 101. È debole al fuoco. Aspetta, è debole al fuoco o è debole al taglio? È debole al fuoco, ok. Take this. They yet cling to life. I will fight with pride. Time for some close combat. Comunque le classi ibride fanno un danno davvero ridicolo. Come il viandante. Oddio, forse il guaritore. Forse è anche meglio. I think we're in the clear. Ma la porta è chiusa. Ok. Quindi aveva più senso attaccarli al ritorno questi. Lì c'è un arciere. No, si è girato. Let's do this. Dopo... sono forti. Io non ho mai l'abitudine di guardare il livello dei nemici, che è una cosa molto stupida. Torna indietro e subito potenziami il vostro roll. Andiamo dallo stregone nel dubbio. Mamma mia, one shot a chiunque lui quando è così. Allora, retrovie, nome del cavaliere. E... Is there another way? Esatto, loro non è utile a tutto. Come forth, royal soul. No, non voglio utilizzare. Better be sure. Non voglio utilizzare più mana del necessario, onestamente. Quindi. È vero che c'erano le abilità di fare squadra qua. Ci stanno le abilità di fare squadra. Lama raggiante. Aumenta l'attacco di tutti gli alleati per... questo da 18 punti mana, però.
E poi fa danno contundente qua, quindi è proprio pericolosissimo. Maybe there's a better choice. Sì, ed è alza le difese. Freezing. Is that all? This is nothing. Comunque lei aveva tankato, quindi era inutile. Tanto voleva fare quel poco danno, in effetti. Not done yet. Sworn oath of knighthood. Ora, loro non sono deboli a nulla, quindi non riusciamo mai a avere turni extra, purtroppo. Quindi ci prenderemo un attacco. Non l'abbiamo ucciso. Niente. Mi rischio l'attacco, ma almeno l'ammazzo. Critico! Bastardo. No, in realtà no. Stiamo un po' a pezzi con questo attacco critico, perché il critico gli ha dato un altro turno. Ricordiamoci la meccanica. I critici e le debolezze danno doppio turno, non solo a noi, ma anche ai nostri avversari. Non l'ammazzerò mai a lui con 107 punti ferita in saccoccia. E il prossimo turno ce l'ha Will. To save a ground for all that we strive for. Tank. Tank, retrovie, cura. With healing power. My thanks. Ok. Only a flesh wound. Bene. Only one left. Finish them off and we're clear. E non utilizziamo altro mano. Tougher than I thought. Is everyone alright? No, l'ho fatto dalle retrovie, l'ho fatto. Ah, oddio, è bastato, ma è stato proprio una leggerezza. Not too shabby. Let's keep this molta up, più esperienza, quantomeno. Some enemies are still around. Careful. E lui invece era del nostro livello. Ed era uno solo. Beh, uno solo, guarda. Attacchiamo tutti semplice. E via. And that's that. Victory's sì, qui. Ben poca roba. Il bonus su questi scontri si fa sentire, eh. I shall rise to the occasion. Victory is ours, and safety hard won. Allora, io l'altra cosa, incenso potente era quello che dov'era? Ce la posso fare, eh? Aumenta la forza di uno. Ragazzi, io sarò banale, sarò proprio la cosa più banale del mondo. Io voglio che Will sia una bestia. Quindi non è affatto la cosa più intelligente, ma me ne frega relativamente, perché come in tutti i buoni isekai, il protagonista deve essere overpowered. Allora, no, non voglio fare il recupero automatico. Sempre oggetti. Voglio le erbe, quelle un po' scrausine. Ok. Per rimanere su questo livello, dritti e poi in fondo. Do comunque un occhio agli angoli, quelli un po' più nascosti. Lì sono tanti, eh. Hanno visto, ci hanno visto. Sono due goblin normali di livello 9. E hanno quanti punti ferita? 130. Sono borderline per essere ammazzati da Stroll con un attacco solo. Now, what's the... tougher than I thought. Observe the enemy. Right there. Stay focused. Ok. You never let us down. Secondo me un altro round esattamente identico ce la facciamo anche con lui. Anzi, vado anche avanti io. 109, molto costante comunque il suo danno, eh. Sì, adesso dobbiamo scappare però. Siamo proprio di fronte agli nemici. Via, 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 via. There is still danger here. Stay vigilant. Ah, ma si è rincredinito quello? They found us. Get ready, everyone. Our usual tactics should work. Non ho aspettato. Pensavo che con tre attacchi saremmo riusciti a stordirli. Che vigliacco che sono stato. Allora, ci sono tanti. Seeker. Essendo così tanti, vale la pena. Let me help. Helpful as ever. I can't afford to hold back. No, infatti.
No holding back. Hack and slash. Not done like yet. Like a sworn oath of knighthood. To the rear guard. With blade in hand. Thank. Is that all? Is that all? Only a flesh wound. Comunque picchiano alla fine sti ragazzi, eh. Allora, io qua... quanti danni è questo? 20... non mi ricordo quanti danni fa. 11. Ricordavo molto di più. Perché l'ho fatto su di lui? L'ho fatto... è stato proprio un errore, onestamente parlando. Non ho turni per fare niente che faccia squadra, neanche volendo. Prendermi altre botte probabilmente è la cosa, migliore. È la cosa migliore, anche se mi sto comportando... le sto buttando via un po' queste battaglie ed è un errore. Allora, con calma. Con calma. Allora, io devo conservare il mana e questo è vero. Quindi l'idea qui è che ne ammazziamo nemmeno uno, perché questi hanno un sacco di vita. 200 è tantissima vita. Io prima ho fatto l'attacco normale, neanche utilizzando il... allora, stato. Stroll c'ha ancora l'attacco potenziato, quindi Stroll su un singolo, se uso la sua abilità e non faccio lo scemo, l'ammazzo. Concentriamoci su quello con lo... Lui è molto più forte. Ok, lui non lo ammazziamo, mentre il Gobbo normale lo ammazziamo. Lui è livello 16, infatti. Ok. Allora, I will fight with pride. Curiamo. We're not Hockenberg. Out of this yet. Thank you. Only two now, enemies what's left. The play? Stay sharp. Il play è che ammazziamo quello che one shottiamo, così abbiamo un turno con un attacco solo. I'll cut you down. E qui ci prendiamo noi in faccia l'attacco. Sì. Ok. Adesso faccio un normale attacco da ben 4 danni. Usiamo i nostri PM qua. No, ci riattacca lui col mancato. Mamma mia, fortuna che lei stava indietro. E a questo punto ci ha ridato il turno, lo attacco normale. Però Stroll ha perso il suo bonus, vero? Usiamo un po' di mana. Wind! In the name of I shall vanquish evil. They die hard. Mi immaginavo che saremmo andati corti. Right there. Qui ragazzi hanno un po' picchiato, eh. Looks like that's all of them. Hanno un po' picchiato. Victory is ours. Usiamo un altro po' di rimedi del cacchio, va per ora. Ok. Qui è chiuso? Qui è chiuso. Ma lì c'è un forziere. Forse toccherà scendere e risalire delle scale, eh. Non lo possiamo sapere. Vediamo se ci sono altri accessi. Da qua non lo capiamo in fondo alla sala se c'è qualcosa. Nah, non lo capisco. Forse. Allora, fatemi capire soltanto. Torniamo indietro. Noi veniamo da qua, credo, no? No, da qua si sale. No, cambiando zona i mostri proprio tornano. Quindi un dungeon si può proprio far male male. Oh,
We won't lose this fight. Il dungeon si può farmare male. Ok. To the rear guard. Ora capisco. Here. I owe you. I shall fight as the noble I am. I'll cut you down. Tougher than I thought. Observe the enemy. To the rear guard with blade in hand. I stand waiting. Is that all? Only a flesh wound. Insomma. Seeker! Scour! Two yes. remaining! The In the name of justice! Down. Are you prepared? Hack and slash! Only two By the enemies sworn left! Oath of knighthood. Stay sharp! Moving to the front! Demo non basti, eh? Take this! They yet cling nah. to life! Dodged! Grandi! Saltano il turno! Grandissimi. Ok, Let's go. Pure questo non so se basta. Wind. Last one. Mamma mia, grazie a Dio. Is everyone all right? Finish them off. Right there. Clear. A worthy foe. No, per così poco. Still wounded. Someone heal her. Per così poco, 5 punti ferita di danno di Will bastavano. That's the last of them. The way's clear. Satisfactory. Ok. Pronto soccorso. Utilizzabile soltanto dal menu principale. Così se non hai un healer almeno c'è qualcuno che può curare. Ok. Ok. That'll do it. Allora, questo mi cambia tante cose. Perché ora ho capito che era come persona, ma io l'ho dimenticato. E cioè che qui si può farmare il dungeon fino a che si riesce a entrare e uscire da una zona. Comunque adesso volevo provare a vedere l'altra zona scendendo dall'altra parte. Esatto. Woo, not too shabby. Let's keep this up, everyone. Not bad. Not bad at all. Fortuna. No. Portiamo avanti un po' il mana, visto che in realtà i danni degli attacchi magici non ci aumenta la pool di mana. Beh. Sì. There are still some foes around. Don't let your guard get cat. A preemptive strike. Lui è da solo, ovviamente. Va bene, quando riesce a stordirli sono da soli. I can't afford. Grazie. Ce lo siamo fatti. Let's keep this up, everyone. Erbe medicinali che ci servono come il pane. I continue to grow. Brava ragazza. We made short work of them. Ok, allora questo sarà chiuso, cioè il cancello. Mi tocca capire come si aprono questi passaggi. Che cacchio? C'era una ronda? Allora, loro sono deboli al fuoco, eh. Attenzione. Time for some close combat. Nice hit. Ho fatto un critico. What's the play? Try some of this. Is everyone all right? If I say so myself. Take this. They yet cling to life. Questi erano deboli. Questi mi piacciono, sono deboli. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Ho visto che punti sulla mappa, dico cacchiarola. Let us carry this fortune onward. Okay. Is that the end then? Non saprei. Allora, di qua c'era un oggetto. Guarda quanti forzieri. Che sono solo per conferma. Posso usare la spada io qua? No, solo in città. Oddio, là dietro cosa c'è? Un miliardo di cani. No, bastardi. Ma che cacchio state dicendo? Mamma mia, qui è pieno di nemici. Finché sono i cani va pure bene, ma. In the name of. Try some of this!
Wrap this up! Out. Is not everyone all right? If I say so myself. Right there! Still standing, I the see! Free. Ma non sono solo i cani! And that's that! Victory's ours! Satisfactory. Remain steadfast. Some foes still draw breath. Ok, ci hanno visto. Cioè, questi finché correvano non ci avevano visto? Come on! If we... Non mi chiedete perché, ma pare che funzioni così. Dai ragazzi, questi sono facili. Questi basta premere quadrato. No tactics needed. Ok. Remain steadfast. Some foes still draw breath. Certo che qui, non avendocene nessuno blu, il casino è che ci tocca sconfiggere tutti così. Siamo palesemente arrivati che dovevamo prima farci almeno un altro dungeon da farmare, vero? Ce la siamo cercata difficile. Ah ragazzi, se ci stiamo, ci stiamo, come si vuol dire. Qui tanto i ranghi però salgono, eh. Infligge danni fisici leggeri d'attacco tagliente a un nemico da 2 a 4 volte. Ha molto mana, però. Ok. Qui ci deve essere qualcosa che poi ci aprirà le porte, però, perché sennò non si spiega, è tutto chiuso. Se attacco, ovviamente non succede niente. Non avevo provato ancora, ma... Qui c'è un oggettino, grazie. Ed è ancora pieno di... Oh mio Dio! Di che stiamo parlando qua? Cos'è questo posto? E sono anche di livello alto molti di questi, oh mio Dio. Pericolo. Siamo in un dungeon di livello pericolo, in teoria. Allora noi dobbiamo prendere un gruppo di questi col giallo. Qui stiamo iniziando ad accusare, eh. Rango. Nuova tecnica spazzata. A danni fisici leggeri d'attacco tagliente a un nemico. Leggeri. Va bene. È figo perché ti puoi mettere tagliente quando magari hai armi diverse. I'll give it my all. Altri 4 no, raga. Non me l'aspettavo minimamente. Ce l'ho 8 punti in mano ancora, sì. Ah, questo è un nemico solo comunque. Ok, allora. Dopo gli dovrò dare del mana comunque. Allora. Non mancare. Grazie. Io e lei ci puntiamo uno solo di questi. Ora. Mana. Qui che altro abbiamo? Questi funzionano bene con loro, ma non vorrei davvero usarli così. Dobbiamo anche curare il nostro cavaliere. Allora. No holding back. I'll cut you down. The end's in sight. Is everyone all right? If I say so myself. Moving to the front. Devo accettare qualche danno, secondo me. Se entrambi puntano lei, è morta. Ne è bastato uno. Beh, questo non l'avevo minimamente... Let's wrap this up. Good one, Straw. Ok.
burns down. Che non volevo utilizzare quello per tirare su dal KO, onestamente. Iniziamo davvero ad accusarlo questo dungeon. Va bene, va bene, ci sta, ci sta. Not bad, if I say so myself. I admit, it feels good to get stronger. It feels good to get stronger, ma non è vero, stiamo alla frutta. Allora, recupero, sì. Ok. E... ah, ce n'aveva anche uno maggiore, ok. Allora, qui ci serve, qui ci serve. Facciamo così per ora. E li abbiamo finiti. Ok, questo era il nostro limite, diciamo. Chiaramente non possiamo farmare questo dungeon di più, eh. Questo deve cambiare, cioè io non ho la potenza per farmare il dungeon. Palesemente. E ne devo prendere atto. Cercherò di pulire i singoli piani almeno una volta. It's all clear. Anche perché a forza di fare livelli, prima o poi magari i gialli diventeranno blu. Yikes. I think we're in a little over our heads. Sì, infatti per ora cerco di esplorare prima, va? Facciamo una cosa un po' più tattica perché qui ci spaccano. E io vorrei almeno vedere il boss dell'area. Un passaggio. Ah, il passaggio però ci porta da qualche parte. Ah sì, dietro uno di quei cancelli. E non era neanche difeso qui. Grande, con due forzieri. You found something. Pillola di magla, sì. We found something. We're so lucky. Acqua marina. Buono per il cash, a quanto pare. Nice. Good find. E orecchino da strega. Magia più 3 al momento non ci... Magia sono attacchi magici. No, non ci serve. Nel senso, a me adesso non credo di prendere quello. Scarabeo d'oro. Let's stash that somewhere safe. Che fortuna, perché sappiamo che qualcuno prima o poi potrebbe... Oddio, lì... Ah, ecco dove eravamo. Non è vero, non eravamo qua. Eravamo qua, dicevo. Cosa non mi torna? Comunque là è pieno di mostri. Cacchio. Noi quasi sicuramente dobbiamo tentare di continuare a scendere, vero? E qui corrono come dannati. Io devo perdere sto vizio. Noi dobbiamo andare in giù. Credo che dobbiamo andare in giù. Dobbiamo andare in su. Forse dobbiamo andare in su. No, ho già rimosso. No, dobbiamo andare in giù. Dobbiamo andare in giù. Ah, vabbè, lo scopriamo presto se sbagliamo. No, devo iniziare a skippare questi mostri, purtroppo. Spero che dopo che abbiamo fatto la boss fight, magari troviamo modo di continuare a fare fino a che non siamo proprio allo stremo. Ma altrimenti devo riconoscere le mie difficoltà. Hey. Ok, questo è un posto nuovo. Posto decisamente nuovo. Ed è dove sarà il nostro avversario. Non so se riusciamo a evitarli loro. Yikes. I think we're in a little over our heads. No, no, ma in realtà ce li facciamo a loro, Gallica. Abbiamo già fatti un bel po'. Anzi, qualcuno, continuiamo a farlo. We have the edge. Allora, usiamo una polvere di fata, va. Good. Tis done. No, non volevo... Pardon? Non volevo... Non mi interessava in questo momento. Non mi interessava. What now? Polvere di fata. Ok. Non sfruttiamo al massimo la polvere di fata.
Ok, facciamo così. Comunque l'agguato mi ha davvero fregato alla grande. Keep an eye out. E ce ne stavano altri agguati dietro le colonne. Che bastardi. This is bad. They're onto us. Chi? Chi è onto us? Buono stroll. Che c'ho un'ansia incredibile. There they go. Guarda là il bastardo. We've been stopped right here. Oh God. Mamma mia, se l'ho inculato con la schivata. Sì, bastardo. Devi morire malissimo. No. Ok. Sì, ma qui ragazzi sarà tosta, ve lo dico. Remain steadfast. Some foes still draw breath. Corri, che ci hanno visto, ma dove è l'oggetto? Via. Non era qua. Sì. Oddio, non lo so. Dove siamo? Dove siamo lo vedo, per carità, ma... Everyone all right? I'd say we're evenly matched. Alright, how's that? This could be our chance. Looks like that's all of them. Great job, everybody. Ho l'ansia, ho ansissima. Some enemies are still around. Careful now. Ok, ci hanno stravisto. Buoni, via. Via. Di qua si scende, dove ci porta? No, andava bene di qua, ok. Ci fa riandare all'accademia. Il Gapturo si è vicino, ricordi il piano. Dobbiamo riportare una prova che l'abbiamo eliminato. Ok. Ok. Prendiamo un attimo fiato. Ok. Ok, ho dato l'ultima pillola di magla al nostro guerriero Stroll. Non stiamo proprio al top, eh? Ma andiamo. All right. Andiamo, sì. A quanto pare questo è Guptaurus, sembra anche piuttosto bellicoso. Non sembra avere alcuna intenzione di scappare via, no? Deve essersi abituato alla vista delle persone. Scommetto che ha causato più danni di quanto si creda. Beh, questa storia finirà oggi. Ti abbatteremo. Immagino significhi che non vede l'ora di combattere. Oh, quanto lo capisco. È davvero spaventoso. Fate molta attenzione. Io sono pronta come non mai. Vieni, mostro. Il tuo sangue tingerà la mia lancia. Questo sarà livello 1 miliardo, vero? Falling back. They're weak to piercing attacks. Livello 22? Sono deboli al piercing. Ok, allora. Lascio un'abilità di squadra ai nostri due warrior, idealmente. Seeker. E per ora quindi potenzio Stroll. My thanks. I shall fight as the noble I am. Fai squadra. Let's make an end of it. No. Purtroppo conveniva che fosse lei perché aveva il danno perforante. Quindi. Yeesh, they're pretty tough. Better be careful. Il nostro perforante in realtà non abbiamo modo di. Per come è strutturato adesso il turno è un casino. Va bene. Per ora attacchiamo. Quanti attacchi ho così? Vediamo quanti danni gli faccio. Devo capire se 12 punti magla ha senso. 6, 12, 8, 24. Ah, era debole anche al tagliente, però ha detto, non solo perforante. No, ha detto debole. Allora, domanda. Se noi lo attacchiamo con attacco piercing, è debole. Gli ha fatto danni 0. Perché era nelle retrovie, ma comunque sarebbe cambiato poco.
Però lo possiamo sfruttare per avere un round in più, più che altro. No, non era nelle retrovie, forse sì, lo era. Ok, i prossimi poi saranno Stroll e... Ok. È da ragionare. Come forth, royal soul. Verifichiamo le altre, ma non credo ci sia niente. Wind. Colpo poderoso. Non il critico. Questo è un grosso problema. Abbiamo perso. Con questa da sola abbiamo già perso. This should help. I can still fight. È un pizzico al di là della nostra portata, sembrerebbe. Ci riproviamo comunque. È da capire se riusciamo a gestire meglio questi turni. Se facessi fai squadra, abbiamo attacco equino che non ci aiuta a niente. E due sempre Stroll. Va bene, allora. Dobbiamo sperare che non ci ammazzi con dei critici o danni d'aria, fondamentalmente. Seeker! Rimane che Stroll va potenziato. I owe you. In the name warrior. E rimane che Stroll. Vediamo il danno con 5 PM. No, conviene troppo quello. E qui andiamo di tank, per forza. Il debole adesso non ci cambierebbe niente. Il debole non ci cambierebbe niente perché non ci è sufficiente. Mamma mia, le botte. Il tank non gliene è fregato niente. Questo non era previsto. This should work. Direi che non era previsto. E va bene. Ok. Il piano è cambiato. Questa è una presa di... Fantasy is only fiction, is it? La fantasia è solo finzione. Ok, credo che non ci sia bisogno di vedere oltre, ma noi ci siamo resi conto che qui non si può stare, quindi direi che tenterò di finire di gestire il dungeon per come posso e poi mi darò alla fuga. Con la coda fra le gambe. Portieri. Questi almeno ci siamo arrivati. Wow. Lancia ammazza demoni. Ok. Buoni tutti, questo è fichissimo. Equipaggia la nostra Alkenberg alla barda del Sacro Ordine. No, no. Se purificata una chiesa risveglierà. Ok. Questa poi abbiamo anche un'acqua che ci avanza. All right, incredible. Schinieri della guardia. Eppure questi hanno una difesa enorme e dobbiamo purificarli però. Ci manca l'acqua. Ok. Comunque tenterò di farmare un pizzico questa stanza qui in basso sotto di noi. E vediamo se riesco a fare qualche livello, ma... la vedo molto brutta. Anche perché non ho intenzione di spendere più di un singolo giorno qua. Questo ormai è chiaro. Ho fatto quanto possibile, veramente. Sono arrivato proprio al minimo, sì, adesso ho la vita piena, ma... Sono semplicemente andato... Ho fatto qualche scontro obbligato con livello 16 difficile. E i nemici noto che ogni tanto respawnano, ogni tanto tornano... diciamo che è più a tempo che a loggare più volte semplicemente nella stanza. Sono livello 12, il che mi ha portato ad avere... vi faccio vedere, magari se ne trovo uno. Vediamo. Come vedete, entrare e uscire da questa stanza non è di per sé conducivo di qualcosa di... Ah no, aspetta che tanto lì non posso passarci.
finalmente qualcuno dei nostri nemici è considerato debole. Solo che abbiamo proprio lo spacco. Esatto, vedete lì. Lì la situazione è più complicata. E ora non ho più mana, quindi non posso più fare tank, non posso più fare niente. Quindi, come sempre era anche in altri mondi, finire il mana equivale a essere ormai scarichi per poter continuare. Sono molto triste perché effettivamente il boss di quest'area era davvero fuori dalla nostra portata. E avremmo potuto capirlo? Se io clicco qua... Gruptauros ha un alto valore di attacco e usa un potente colpo caricato. Sarà necessario aumentare le difese e sfruttare la sua debolezza agli attacchi perforanti. Consigli cavaliere e guerriero. Ma non c'è un livello di riferimento, però. Perché sì, avevamo detto che erano un po' forti, però non pensavo proprio a questo livello. Che dire? Dobbiamo scappare, signori. What? Sembra che tenga in bocca una specie di filo. Forse ci sta dicendo di usarlo. Noi abbiamo l'oggetto filo d'Arianna. Spero che però questo non ce lo faccia usare. In that case. Let's call it. E ok. Siamo di nuovo all'entrata del dungeon. E con la coda fra le gambe. Hey. Torneremo in città. Ok, then. Quando arriveremo sarà buio, quindi non potremo andare altrove, ma non c'è problema, no? Purtroppo è proprio così. Giornata non dico sprecata, perché siamo riusciti sicuramente a fare notevoli level up. Right? Ma non sufficienti. Niente affatto sufficienti. E ora non abbiamo neanche più oggetti che ci diano mana. Now, how did I wind up here? Ah, il diavolo, l'apisilente è piena, la mia solita fortuna. Huh? I posti sono tutti occupati, ma io sono affamata. If so. Vogliamo cenare alla taverna allora? Quella laggiù? Your thoughts? Gno Filono è un locale grande dove tutti sono impegnati nelle loro faccende. In poche parole, è un luogo in cui nessuno si curerà dei nostri discorsi. I see. È deciso allora. Se discutessimo di lui all'ape silente, finiremmo per causare problemi per Fabienne. Riposare dopo una giornata di battaglie. Quando tornate di sera da un dungeon, tu e i tuoi compagni avrete bisogno di recuperare le forze. Godetevi una sostanziosa cena insieme e rilassatevi prima di iniziare una nuova giornata. Got a sec? Abbiamo solo 8 giorni, di pure 7, Gallica, prima del giorno della calamità. Non abbiamo tempo da perdere, dato il poco che sappiamo su quel tipo. Right. Esattamente, non possiamo lasciare che faccia come gli pare. Se non possiamo fare affidamento sull'esercito di Stato, allora dovremo fermarlo noi. We're splitting up. Sai, penso che oggi abbiamo fatto un buon lavoro, tutto considerato. Insomma, Gallica, mangiamo e poi diritti a letto. Direi che per oggi ci meritiamo un po' di riposo. Ottimo lavoro. Ho fatto un breve pausa con i miei amici e abbiamo recuperato almeno i punti magma. Magma, ciao, buonanotte. Mana. Sono tornato in camera da letto e sono sprofondato in un sonno ristoratore. Time marches on. And the age of a new king draws nearer. Sì. Fammi pesare sempre di più il fatto che le giornate vadano avanti. Hai ragione. We got a major bargain. What's major happened? Bargain. Oggi è... What now? Giorno del riposo. Giornata dei mega sconti. E abbiamo un po' di cose da fare noi in realtà per quanto concerne i mercanti. Abbiamo un paio di oggetti da benedire o comunque santificare. Oggetti da identificare dai mercanti. E capire cos'altro fare.
Qui come incarica abbiamo solo la prova della Gilda, credo, ma dovremmo fare... Eccoli gli sconti che appaiono, ok. Sconti ovunque. Io prima o poi dovrò vedere il negozio di magia alla sera, sicuramente. Devo rimettermi la classe guaritore, almeno finché non andiamo di nuovo in quel dungeon. E che dire? Sono un pizzico sconfortato per l'insuccesso, ma davvero, oggettivamente potevo fare poco, credo. Ma in un modo o nell'altro, il sapere di non essere stato all'altezza... ma che è il mio orgoglio. It sucks.